Bene, vediamo il terzo istituto, la terza disposizione normativa che consente alle forze di polizia di accompagnare negli uffici una persona per l'identificazione, e quella prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Abbiamo visto questo articolo all'inizio del nostro ragionamento, quando abbiamo parlato della facoltà che l'autorità di pubblica sicurezza ha di ordinare alle persone sospette e pericolose di munirsi di una carta d'identità da esibire poi diciamo, in sede di controllo ai propri ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Questo stesso articolo dà un'altra facoltà all'autorità di pubblica sicurezza. Si tratta di due veri e propri poteri che consentono a tale autorità di garantire l'ordine e la sicurezza nell'ambito di una provincia. Dicevo che questa seconda facoltà è quella di ordinare a chiunque non sia in grado, si rifiuti diciamo, di provare la propria identità, di essere sottoposto a rilievi segnaletici. Quindi, questa sottoposizione a rilievi segnaletici non vale solo nei confronti delle persone sospette o pericolose, ma vale nei confronti di chiunque si rifiuti o non sia in grado di provare la propria identità. Ecco, si tratta di una, diciamo, di una facoltà che in realtà è concessa non agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza. Nel caso degli altri due istituti, cioè l'accompagnamento ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale o dall'articolo 11 della legge 191, come dire, la facoltà, il potere, a volte il dovere di procedere all'accompagnamento era dato in capo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. Qui non solo questa facoltà non è in capo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, e ricordo che non c'è sempre perfetta identità tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Un agente di polizia giudiziaria talvolta può non essere un agente di pubblica sicurezza. Ma soprattutto, ecco, la facoltà è in capo all'autorità di pubblica sicurezza. È l'autorità di pubblica sicurezza che deve disporre l'accompagnamento e non il singolo ufficiale ed agente di pubblica sicurezza. Chi è autorità di pubblica sicurezza? Facciamo appello ai nostri, diciamo, ricordi delle scuole di formazione. Noi abbiamo un'autorità nazionale di pubblica sicurezza, che è il ministro dell'Interno, che in questo caso non ci interessa. Poi ci sono autorità provinciali e autorità locali di pubblica sicurezza. Sono autorità provinciali il prefetto e il questore. Il prefetto ha una responsabilità generale, quindi una responsabilità politica dell'ordine e della sicurezza, mentre il questore ha una responsabilità a livello tecnico-operativo, e quindi è il questore che in questo caso, diciamo, ci interessa. Poi c'è un'autorità locale di pubblica sicurezza, che è il questore nel comune capoluogo di provincia, e sono i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza fuori dei comuni capoluogo di provincia, dove dovesse mancare il commissariato e autorità di PS, il sindaco quale ufficiale di governo. Quindi sono queste le autorità di pubblica sicurezza a cui occorre fare riferimento, quindi questore, dirigente del commissariato ed eventualmente sindaco, a cui occorre fare riferimento per l'applicazione di questo istituto, che possono cioè disporre questo accompagnamento. Ovviamente, la norma fa riferimento soltanto alla facoltà di sottoporre a rilievi segnaletici, non accenna all'accompagnamento, ma è ovvio che essendo i rilievi segnaletici eseguiti presso i gabinetti di polizia scientifica, in quanto rilievi segnaletici
ripeto, consistono, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consistono in un'attività di, di rilievo fotografico, di rilievo descrittivo, di rilievo antropometrico e dattiloscopico, quindi essendo eseguibili questi rilievi soltanto nei gabinetti di polizia scientifica e gioco forza, che sia previsto anche l'accompagnamento. Questa attività, accompagnamento e sottoposizione a rilievi, deve essere documentata, deve essere verbalizzata. La norma non stabilisce un termine entro il quale deve essere fatto, ma è chiaro che il termine è quello strettamente necessario alla loro esecuzione. E il verbale che documenta queste attività deve essere messo a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. È un istituto nella realtà molto meno utilizzato, molto poco utilizzato rispetto agli altri due, un po' quindi all'accompagnamento previsto dall'articolo 349 del codice di procedura penale o dall'articolo 11 della legge 191. 191. Per quale motivo? Un po' perché quei due istituti già coprono di per sé tutte le situazioni possibili che si vengono a creare un pochino nell'attività operativa delle forze di polizia. E probabilmente anche perché un istituto non assistito da quella garanzia che è data dal controllo dell'autorità giudiziaria. In questo caso, infatti, non c'è un obbligo di dare comunicazione immediatamente all'autorità giudiziaria e questo controllo dell'autorità giudiziaria, se da un lato rappresenta una garanzia per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino, rappresenta anche costituisce una tutela per l'attività, per l'operato delle forze di polizia di fronte a ritorsioni calunniose da parte di chi che sia.